Carissimi, buongiorno, pace bene a tutti e ben ritrovati con la regola della sostenibilità. Qui da San Giovanni Rotondo, come ogni lunedì da un po' di tempo a questa parte, la regola della sostenibilità, appuntamento fisso con Tonio Ogello. E fra Italo Sant'Agostino, buongiorno e ben ritrovato. Fra Italo, è sempre un piacere eh, questo appuntamento del lunedì alle 10.30 perché parliamo di temi oltre che molto importanti, anche tremendamente attuali. Tremendamente attuali all'interno, senza mai staccarci dal nostro percorso di fede, di quello che è il mese mariano, iniziato come anche questo un po' di tempo a questa parte, ad essere celebrato anche nel santuario di San Giovanni Rotondo dopo quel trambusto della pandemia. E volevo parlare anche un po' di Maria questa mattina perché Maria alla fine è una donna che mostra l'equilibrio, che poi è quello che si cerca quando parliamo di sostenibilità. Ecco, in Maria troviamo la creatura che riesce a fare spazio nella propria vita alla parola di Dio, però essendo anche lei, da, cioè di conseguenza, protagonista. Credo questo sia il segreto della sostenibilità, insomma, riuscire a trovare il proprio posto nel mondo e nella creazione. E Maria è l'esempio più grande. Sì, e tante volte questo fare la propria parte è stato uno dei fil rouge che ci hanno accompagnato, che ci accompagnano dall'inizio della regola della sostenibilità. Ed è un po' la, missio la nostra missione, potremmo dire, quella ecco, di comunicarvi una volta di più la consapevolezza che ognuno di noi può fare la sua parte, seppur nel suo piccolo, e oggi, fra Italo, parleremo proprio di questo nel collegamento conclusivo della trasmissione. Quello che di solito dedichiamo alle buone pratiche, perché sarà con noi Linda Maggiori, scrittrice, ambientalista, blogger e giornalista. Ma la definizione che mi piace di più è quella che appunto la uh, descrive come mamma. Per un mondo migliore, quindi ecco proprio l'importanza di fare la propria parte quotidianamente. E alla fine questo è anche un sottotitolo per Maria, possiamo dire che è stata mamma, alla fine per un mondo migliore da qui all'eternità. E eh, prima di arrivare al collegamento finale, come di consueto anche oggi. Ci eh, avvantaggeremo del prezioso contributo della Comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo che ci aiuta a riflettere su uh, vari temi e poi invece in questa prima parte ci dedicheremo ai tanti eventi che stanno ehm, prendendo, prendendo corpo in questi giorni, in queste settimane dedicati proprio alla sostenibilità, infatti abbiamo una ricca pagina di news dedicati Mm. dedicata proprio a questi eventi. Vogliamo dare la prima notizia quindi di oggi che riguarda un festival. Stiamo parlando del Festival dello Sviluppo Sostenibile che si svolge dal 7 al 23 maggio, quindi inizia domani, giusto? Assolutamente sì, tempismo perfetto è il nostro. Stiamo vedendo a tutto schermo grazie al prezioso aiuto della regia di Vito Ciavarella e Giulio Russo, anche il sito ufficiale della manifestazione al quale potete collegarvi andando a cliccare andando a digitare su qualsiasi motore di ricerca proprio Festival sviluppo sostenibile che, come diceva Fra Italo, inizia domani. Ecco, la cosa più interessante anche di questo festival non sono solo i, i temi e il fatto che eh, si svolgerà in un periodo particolare, bensì che è un un grande raccoglitore perché permette a tutti coloro che organizzano manifestazioni di questo tipo di essere convogliati all'interno del festival. Quindi è una grande espressione a livello nazionale, la più grande credo che si possa essere organizzata in questi tempi, appunto perché non solo si parla della sostenibilità ma lo si fa facendo comunione. Questo è molto interessante, quindi decidiamo sì di parlare di questi temi non da noi, non sciolti, ma confluiamo in questo grande evento. E poi è interessante anche perché eh, la sostenibilità è una dimensione che oggi è sempre più collegata, strettamente collegata al mondo dell'innovazione. Per cui eh, essere sostenibili oggi è un po' anche essere al passo con i tempi, recuperare quella consapevolezza che forse avevamo perduto o in certi casi non avevamo mai avuto di come possiamo essere. Più, eh, vivere più in armonia con l'ambiente che, che viviamo utilizzando anche al meglio le nuove tecnologie. Un'altra cosa che si può sottolineare appunto di questo festival è che coinvolgendo tutti ci fa capire che ognuno nel proprio settore, nel proprio mondo, può trovare una via per migliorarsi da questo punto di vista. E la cosa bella è che si entra in dialogo anche con persone con le quali si condivide poco nella vita, che ho a che fare io per esempio studente con il manager di azienda. Ecco, questo festival ci mette in contatto perché ci fa capire effettivamente che il mondo è uno e che quindi le responsabilità sono di tutti, al di là di chi tu sia. Ed è una buona occasione anche per conoscere persone che può creare veramente tante opportunità. Sì, ed è proprio questa dimensione trasversale della sostenibilità che ci ha spinto ad occuparci di questo tema con questo programma e che appunto volentieri condividiamo con voi. Così, appunto, come si farà a, non solo al Festival dello sviluppo sostenibile, ma anche alla sesta conferenza nazionale sull'economia circolare. Anche questa volta abbiamo una pagina web, il Circular Economy Network si avrà. Uh, Avrà luogo il 10 maggio, come eh, stiamo leggendo a tutto schermo, nell'Aquario Romano, quindi a Roma, in piazza. Manfredo Fanti47, collegarsi alla pagina internet del, dell'evento realizzato in collaborazione con Enea, l'agenzia la, appunto per l'energia italiana, ci può far capire come accreditarsi per partecipare all'evento stesso. E la cosa importante è legata non solo al numero degli eventi che vengono organizzati, ma anche al fatto che sono eventi sparsi su tutti territorio nazionale, quindi possiamo scegliere di partecipare a quello più vicino a noi. Anche questa situazione dell'economia circolare, questo, questa espressione che è sempre più utilizzata, magari non si sa che cosa ci sta dietro, che cosa significa, e beh, è esattamente il modo opposto di comportarsi a quello che è stato fino a poco fa, che è quello del consumismo. Ossia io compro, 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 non funziona bene, butto, perché mi conviene più eh, magari comprare un oggetto nuovo rispetto a riparare quello già esistente. Ecco, adesso sono cambiati un po' questi paradigmi, per fortuna, tornando a essere più francescani e anche un po' più più cristiani, alcuni sono i punti saldi di questa economia circolare. Il primo è la condivisione. Condividere. Molte volte noi abbiamo degli oggetti anche in casa che rimangono lì inutilizzati e inutilizzati, che, che poi ci servono solamente pochissimo. Pensiamo che cosa potrebbe succedere se imparassimo a condividere anche queste cose. Diciamo, l'esempio più pratico della condivisione è il treno o l'autobus. Cioè noi facciamo un, per, un percorso di strada, se andassimo in macchina. Spenderemo di più, più benzina, più emissioni di CO2, mentre prendendo un mezzo pubblico condividiamo lo stesso mezzo, condividiamo le stesse risorse, raggiungiamo lo stesso obiettivo. Ovviamente c'è un po' di sacrificio in più perché bisogna adattarsi a un orario che magari non è più il nostro com di comfort, però diciamo che il prezzo vale la candela. In compenso no? possiamo riposare durante il viaggio o leggere un buon libro. Poi c'è il prestito. Che è un altro criterio dell'economia circolare: questo è semplice da capire, no? Io ricevo qualcosa per un uso provvisorio, poi te lo posso restituire, questo può essere utilizzato da qualcun altro, c'è sempre la condivisione al di sotto. Poi c'è il riutilizzo. Forse questo riguarda più le catene produttive, però in casa, per esempio, l'esempio può essere il barattolo che io non butto perché poi ci metterò qualcos'altro all'interno. Quindi quella cosa io posso trovarne un altro uso oltre quello che ne aveva prima. Ma pensiamo per esempio alle grandi aziende che hanno grandi scarti, per esempio nella produzione di arance, c'è un grande scarto che può essere riutilizzato, ad esempio, per produrre tessuti. Allora, perché buttare qualcosa che in realtà è un valore? economia circolare inizia a vedere qualcosa di utile da dove prima vedevamo solamente immondizia. La riparazione, ne abbiamo già parlato, il ricondizionamento sia un oggetto usato con piccole lavorazioni può tornare come nuovo, quindi a me non serve più, ma se lo metto in mano a chi lo sa riportare a uno stato utile, ecco può essere rivenduto e è un bene che interessa anche a tantissimi. Pensiamo alla tecnologia, molti computer quasi come nuovi o cellulari possono essere ricomprati, ricondizionati con un grandissimo risparmio dal punto di vista ecologico, perché sappiamo che il silicio e lo smaltimento comunque dei materiali utilizzati per i computer è un po' problematico ancora oggi. Sì, e come eh, economia e ambiente, eh, economia e sostenibilità siano profondamente collegate, lo abbiamo appunto spiegato bene, ragion per cui vi segnaliamo anche il Festival dell'Economia, organizzato da Il Sole 24 ore, che avrà luogo dal 23 al 26 maggio, quindi magari abbiamo anche tempo per provare a metterci in contatto con alcuni degli organizzatori di questo importante festival e eh, ascoltare dalla, viva dalla loro viva voce appunto qual è il punto un po della situazione, che come leggevamo avrà luogo questo invece a Trento. Bene Frattolo, noi stiamo andando, abbiamo, abbiamo fatto un po' come dire eh, il, la, le premesse, abbiamo fatto il nostro elenco di, di news per cui ci fermiamo adesso soltanto per qualche istante, ma nella seconda parte del programma ci soffermeremo, questa volta con uno degli organizzatori di un altro... Festival della sostenibilità, dicevamo, maggio sembra un po' il mese dei festival dedicati alla sostenibilità. Stiamo parlando di Antonio Pasquinucci, di Ecofor per Eco Days che invece si svolge a Pontedera in provincia di Pisa dal 2 al 12 maggio, festival quindi in corso. A tra pochissimo Siamo ritornati insieme, come dicevamo in apertura con Fra Italo. Maggio è un po' un mese particolarmente vocato per i festival dedicati alla sostenibilità. Ve ne abbiamo citati diversi. Adesso facciamo un approfondimento su Eco Days, che a Pontedera appunto vede tutti i raccolti intorno al grande tema della sostenibilità dal 2 al 12 maggio. Ecco. Collegato con noi il presidente di Ecofor Antonio Pasquinucci. Buongiorno presidente, ben trovato. Buongiorno Antonio, benvenuto. Grazie. Ti, ti abbiamo sentito un po' a tratti, eh, proviamo a, 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 a replicare il saluto. Adesso sì. Meglio, meglio, forse ci sarà stato qualche disturbo sulla linea. Speriamo che sia un fattore eh, estemporaneo. estemporaneo. Quindi, ecco, sì. Allora, dicevamo, tanti festival che si stanno organizzando in tutta Italia. Eco Days è a Pontedera, siamo in provincia eh, di Pisa e tanti giorni dieci giorni per un tema assolutamente importante che si porta dietro tante altre eco declinazioni a te il compito di inquadrarci questa manifestazione. Sì, di nuovo buongiorno se non mi avevate sentito. Eh, grazie per l'invito. Sì, sono 12 giorni, quindi si capisce bene che è eh, un appuntamento, un calendario molto impegnativo. Eh, gli Eco Days sono una manifestazione annuale che noi ripetiamo anno dopo anno e ha come filo conduttore la sostenibilità ambientale e come tema, tra i temi principali, la presentazione degli impianti di Ecofor Service. Ecofor Service è una società privata che opera nel campo dei servizi ambientali, gestisce degli impianti di proprietà di smaltimento e trattamento dei rifiuti e quindi capite bene che il tema della sostenibilità è un tema che noi guardiamo da una prospettiva molto sensibile. In questo senso abbiamo ritenuto, in collaborazione con il patrocinio del comune di Pontedera e della regione toscana, di affrontare l'annualità del 2024 con eh, un surplus di impegno. Quindi saranno e sono in parte alcuni eventi, si sono già svolti, eh, dal 2 al 12, 12 giorni, sostanzialmente che cosa avviene? intanto il lavoro, la collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Durante l'anno vengono svolte nelle classi medie delle scuole qui del comune di Pontedera, ma anche del comune di Cascina, di Casciana Terme Lari, dei laboratori ambientali. Questi laboratori ambientali si concludono con dei eh, manufatti, con dei plastici piuttosto che del materiale video che questi ragazzi. Eh, realizzano nel corso dell'anno e poi vengono presentati qui in un padiglione che viene proprio allestito per l'occasione. Le scolaresche vengono poi accompagnate direttamente sugli impianti per presentare le modalità con cui avviene la gestione e il trattamento dei rifiuti. Lo stesso avviene per i cittadini, quindi in questi 12 giorni gli impianti sono aperti alla cittadinanza che vengono accompagnati proprio sul fronte di, di smaltimento, in prossimità degli impianti di trattamento dei rifiuti liquidi. Eh, dando spiegazione ed evidenza di quelli che sono i principali processi di, di trattamento. In più, in tutta la città si svolgono una serie di appuntamenti, eh, incontri di approfondimento con personalità della cultura e dello spettacolo, eh, iniziative, eh, diciamo l'unico ricreative nelle varie frazioni nei paesi eh, che compongono il territorio comunale di Pontedera. Ci sono degli spettacoli e dei momenti conviviali con degli animatori che eh, mettono, mettono in atto una recita che ha come filo conduttore anche qui il, il viaggio dei rifiuti attraverso, quindi anche messaggi ovviamente eh, di, di sostenibilità, riciclo e via dicendo. E poi c'è una mostra sull'acqua al Palazzo Pretorio. Eh, Insomma, un programma molto ricco, molto ricco ed articolato. Tra l'altro, grazie all'aiuto della regia stiamo vedendo. Sì, esatto, lo stiamo, lo stiamo leggiucchiando lo così al volo dal sito ufficiale ecodays.it e invitiamo i nostri telespettatori a collegarsi per approfondire e a quanti sono nelle vicinanze di Pontedera a essere, a essere presenti, a palesarsi. Sì. Sì, sì, diciamo, l'aspetto più, più, più importante, ov ov ovvero diciamo, uno degli elementi principali è aver costruito assieme a tante realtà associative, culturali, di promozione eh, del Comune di Pontedera questo calendario ricco eh, che adesso voi vedete. Scusate ma... Ti stanno marcando stretto. Allora, un piccolo, piccolo inconveniente, evidentemente sì, il, il presidente. Siamo nel pieno siamo... Del, degli Eco Days, quindi evidentemente qualcuno lo cerca. È stato bombardato a destra e a sinistra in... di ricerche e di urgenza. E noi qualcuno, comprendiamo. Qualcuno lo là. cerca, evidentemente. Beh, però è eh, davvero meritevoli queste iniziative. Sì, e... È un'iniziativa molto complessa anche dal punto di vista organizzativo, e la cosa che ci piace di più è che va a cercare il contatto con gli studenti e con i più giovani rendendoli protagonisti poi di progetti. Ecofor è un'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti. Poi magari se avremo l'occasione di tornare a parlare con Antonio, chiederemo anche un po' più nel dettaglio magari, chi meglio eh, di loro sa, appunto. Che cosa mh, magari eccolo qua presidente, tornato presidente, eccoti ben ritrovato. Presidente, immaginiamo Duratevi, che... Troppo... Sei giustificato. No, no, la, 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 il telefono poi... Non so se, se c'è un modo per bloccare le telefonate quando siamo in diretta. Un... No, è bello che tempo. arrivino lo stesso. Antonio, se puoi girare il telefono come prima, ti vediamo in, in orizzontale. Sì, ma non l'ho girato. Ah, no, forse sì. è come, come hai risposto. Regia, puoi provare a sistemare... Ok, anche Perfetto. così va Perfetto. bene. Okay, eccoci, eccoci qua, eccoci qua. Antonio, stavo parlando di Ecofor, che si occupa comunque di smaltimento Rifiuti e ne produce energia. Parte di questa energia serve agli impianti stessi, altra viene poi anche ehm, diciamo riconcessa alle zone limitrofe. Quello che volevo chiedere, secondo me, la tua è una testimonianza preziosa, perché noi non entriamo tanto in contatto con il mondo dei rifiuti, ognuno ha i propri e quello basta. Quanti ve ne arrivano per farci capire effettivamente quanto il nostro stile di vita poi cumulativo risulti pesante? Allora, mh, Eco4Service gestisce eh, un impianto di smaltimento di rifiuti speciali, non pericolosi, mh, ovvero eh, vengono conferiti alla discarica di eco service i rifiuti prodotti dalle imprese, dalle aziende, eh, in processi di differenziazione e di selezione che non possono essere ulteriormente differenziati e recuperati, cioè la differenziazione eh, che operano in questi processi è tale per cui c'è a un certo punto un concentrato tale di eh, elementi che renderebbe il loro riutilizzo nel ciclo produttivo pericoloso e quindi vengono eh, allocati in discarica. Lo dico per chiarire che non è una discarica dei rifiuti urbani, quindi da noi non vengono i rifiuti che produciamo in cucina, di scarti. Eh, del, domestici m, domestici esatto quindi vengono eh, rifiuti che hanno già subito un trattamento anzi noi siamo autorizzati a eh, smaltire soltanto rifiuti che hanno questo tipo di caratteristiche ciò che non è ulteriormente recuperabile differenziabile recuperabile rimettibile nel, nel, nel processo produttivo quindi eh, una volta allocato in discarica, la discarica ha due eh, derivate, uno è il percolato, che è quel liquido diciamo, che, che produce il rifiuto, soprattutto il rifiuto più, più, più umido, e che viene trattato, depurato e quindi poi in parte rimesso nel nostro ciclo con, eh, riutilizzando l'acqua per gli impianti, e in parte viene poi smaltito sulle acque superficiali, ovviamente controllato, monitorato continuamente perché perché ehm, sia eh, scevro da ogni contaminante. L'altra derivata è il biogas. Eh, il biogas viene, anche questo, depurato eh, e poi riutilizzato per eh, la produzione di energia elettrica. La produzione di energia elettrica mh, è sempre, diciamo, anche questa è un'attività da sempre nella, eh, nel Diciamo, ne, ne, nell'attività di, di Eco4Service di recente ci siamo accreditati, la società si è accreditata per poterla rivendere sul libero mercato in modo autonomo e non diciamo, ricevendo contributi eh, decertificati. Questo tipo di l'energia, eh, considerate, noi produciamo qualcosa come 17.000 MWh che consentono di eh, dare elettricità a qualcosa come una cittadina di 10.000 abitanti. Quanti rifiuti vengono gestiti qui, eh, rifiuti solidi? Siamo nell'ordine di 180.000 tonnellate annue. 180... Siamo utilizzati per 220, stiamo nei 180.000 tonnellate annue. Chiaramente Sono un bel po' per, è... per fare capire insomma, eh, anche i a casa perché... Sono... È vero che non sono rifiuti domestici, però sono rifiuti dovuti a acquisti che noi abbiamo fatto perché queste aziende comunque sono collegate al mercato e a quello che poi noi acquistiamo. Grazie mille Antonio per questo tuo racconto sia dal punto di vista professionale dell'azienda che rappresenti ma anche di questa bellissima iniziativa condividevo prima il fatto che si va dai giovani per cercare di renderli partecipi e di rendere uno spazio aziendale che ha tante regole di sicurezza comunque accessibile per un po' e anche amico questo è molto molto importante e lo incoraggiamo sì assolutamente sì e considerando che il festival durerà fino al 12 maggio carissimo Presidente se, eh, se riusciamo potremmo fare anche poi un eh, collegamento a consuntivo magari con qualche Foto, qualche video, qualche, ecco, qualche immagine che ci restituisca quello che succederà e sta succedendo a Pontedera? Volentieri, io mi sono diciamo, allontanato dal padiglione centrale dove c'erano le scolaresche perché c'era molta confusione, e dubito saremmo stati in grado di fare questo collegamento. Però, certo, sarebbe stato, da tanti punti di vista, ecco, anche da parte nostra. Eh, bello potervi ecco, trasmettere quello che è anche l'entusiasmo e l'effervescenza di questi ragazzini che, che, che sono tornati adesso dall'altura da, dal all'interno degli impianti e che stanno rincorrendosi dentro <ride> possiamo dentro recuperare nostri... possiamo recuperare con qualche scatto nel prossimo collegamento noi nel frattempo vi auguriamo buoni Eco Days e ti ringraziamo ancora una volta per la disponibilità Grazie. e anche a voi buon lavoro a presto allora. Noi salutiamo il presidente di Ecofor Antonio Pasquinucci e diamo la linea subito dopo la pubblicità alla comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Grazie Tony e grazie fra Italo. Buongiorno a tutti e benvenuti nello spazio curato dalla comunità Laudato Si all'interno del programma La regola della sostenibilità. Come sapete ormai ci conosciamo, qui abbiamo Anna Paola in studio con noi. Buongiorno, Buongiorno e grazie. <ride> eh, noi siamo i ragazzi della comunità Laudato Sì e ogni settimana ehm, ci piace enucleare alcuni aspetti eh, dell'enciclica Laudato Sì, calati però nel mondo della vita reale, nel mondo della vita quotidiana di tutti i giorni. Oggi vogliamo parlarvi di un argomento che... A noi ha colpito particolarmente perché non lo sapevamo. Noi cerchiamo gli argomenti da proporvi e così ci imbattiamo in qualcosa di strano ogni volta, e questo è uno di questi. Siamo immersi nel mondo digitale, la regia ci sta mandando le immagini. Siamo immersi nel mondo digitale, ormai tutti abbiamo uno smartphone oppure. Eh, o anche, anche un tablet, un pc ormai siamo eh, con, con il nostro smartphone con, in rete, tutti connessi possiamo fare di tutto eh, da ordinare la pizza a trovare la ricetta a cose un po' più difficili o più eh, serie come fare un bonifico pagare un bollettino ordinare le medicine in farmacia insomma si può fare di tutto questi smartphone e questa connessione e ci semplifica la vita in tutto e ci rende veramente tutti collegati. No? Immaginiamo che anche la sigla, eh, che è l'acronimo che precede ogni sito internet, www, è l'inizio, è una, un acronimo che deriva da tre parole inglesi che significano una rete grande come il mondo, quindi evidentemente siamo proprio inseriti in questa, in questa rete. Non potremmo fare più a meno di tutto ciò, ma... Ehm, è tutto oro quello che luccica? È questa la domanda che ci, siamo, che ci siamo fatti? Sì, è vero, perché davvero questi strumenti tecnologici, digitali e informatici sembrano aver risolto gran parte delle, delle nostre problematiche quotidiane, veramente ci danno una grossissima mano e sembra che tutto questo no, non costi nulla. E invece abbiamo scoperto che eh, c'è davvero un impatto a livello di inquinamento. Il cosiddetto una nuova forma di, di inquinamento, l'inquinamento digitale, tanto che um, si, si parla proprio di rifiuti digitali. E in che modo si formano queste nuove forme di, di rifiuti, di spazzatura digitale? Eh, pensiamo ad esempio alle mail che mandiamo durante, magari soprattutto durante il lavoro, il lavoro o anche alla messaggistica WhatsApp che ormai è, è il nostro pane quotidiano. Ecco, eh, mandare queste mail o mandare questi messaggi eh, crea una forma di emissione di anidride carbonica nell'atmosfera. Nell Proprio allo stesso modo in cui questo avviene con, quando per esempio guidiamo una macchina, avviene veramente la stessa cosa. Il problema è che noi questo non ce ne accorgiamo perché si tratta di rifiuti digitali, quindi rifiuti virtuali al nostro occhio invisibili. Alle nostre mani intoccabili eh, e quindi crediamo che eh, non esistano. Invece eh, provocano un danno eh, pari a quello di altre forme di inquinamento di cui invece noi siamo molto consapevoli. E, per esempio, pensiamo anche a quando scattiamo un centinaio, migliaio di, di selfie, di foto. Nell'arco di pochissimi secondi, per trovare quello più, che a noi piace di più, più azzeccato, proprio perché abbiamo questa opportunità con eh, la tecnologia dei nostri telefoni. E, e queste tutte. Tutte queste foto, questi video vengono incamerate in, in un archivio in caselle che sono archivi scatole, possiamo dire così per capirci meglio, delle scatole invisibili, delle, delle scatole digitali che vengono chiamate in inglese cloud e appunto significa nuvola. La nuvola è davvero qualcosa che noi non possiamo toccare, però comunque eh, sappiamo che c'è, la vediamo. E la questione è proprio questa, uh, questi cloud, queste nuvole, richiedono per poterci essere una, forma di una, una fonte di energia elevata che spesso uh, viene presa proprio da fonti fossili che emettono un, alta, um, un alto livello di anidride carbonica e di tutto questo noi però uh, non siamo consapevoli. Eh sì. eh. Si tratta effettivamente di qualcosa di subdolo, no? mentre mm, andare sì. a pulire una spiaggia <ride> è qualcosa di molto più concreto, togliere la plastica da, dalla spiaggia o da un sentiero di un bosco è qualcosa che eh, sì. facciamo, facciamo volentieri, siamo contenti di fare. E quello che invece è un rifiuto digitale, così come ci diceva Anna Paola, non è così, non è così immediato. No? E non, non si tratta soltanto, come prima la regia ci mandava l'immagine, eh, di ehm, eh, non stampare questa mail se non ti serve, quindi non è soltanto eh, il consumo di carta. Ecco, ormai questi, questi, questi messaggi si ritrovano quasi alla fine di ogni mail. No? Rispetta il tuo ambiente, pensa prima di stampare questa mail. Non si tratta solo oh, della, eh, di risparmiare la carta, ma si tratta proprio come ci diceva Anna Paola, di eh, evitare di eh, produrre, di sovraccaricare eh, i cloud eh, di file che sono inutilizzati. Eh, quante, quante mail ci arrivano di pubblicità che neanche apriamo? Mm. Eh, però mh, non abbiamo forse neanche il coraggio o il tempo di cancellarle, no? queste rimangono come memoria, nella famosa memoria esterna, quella che diceva lei questi cloud no? esterni che per essere mh, alimentati eh, devono essere collegati a pc sempre accesi, cioè questo è il concetto, per cui di fatto sono una fonte di inquinamento, perché l'energia per mantenerli eh, è un'energia eh, fossile quindi che cosa si può fare, sicuramente non possiamo tornare indietro, è chiaro che eh, come, come dicevamo, come ci siamo detti tante volte, la tecnologia ci semplifica la vita, ce la rende veloce eh, eh, e soprattutto eh, abbiamo acquisito anche una forma mentis tale che non possiamo tornare indietro, no? la messaggistica mm. di Whatsapp ormai è impensabile, cioè mandamelo, eh, inviamelo è un, un verbo che utilizziamo <ride> centinaia di volte al giorno per mandarci, scambiarci di... Tutto e, però possiamo fare sempre qualcosa. No? E, il Papa lo citiamo anche oggi nell'enciclica Laudato si utilizza eh, sempre una parola che è sobrietà. Questo, questo, questo termine che a lui piace tanto eh, e che noi dobbiamo sempre di più far, pro, far nostro, perché eh, non è mai qualcosa di scontato. Sobrietà è un termine che significa che io uso ma che nello stesso tempo uh, do all'altro la possibilità di usare, cioè non uso solo io uh -huh. e basta, come se non esistesse un domani, come non se non esistesse un'altra persona, uso io e usa un altro, può usare un altro, quindi significa usare con moderazione, usare con moderazione ehm, eh, la tecnologia, per esempio... Un'altra cosa è la videocamera, no? ormai siamo abituati a fare tante videochiamate, a fare mh, delle riunioni online, no? anche eh, l'accortezza di avere spenta la videocamera quando non necessario, quello è un risparmio, è un risparmio effettivo, ma anche eh, cancellare app inutilizzate, eh, ma anche eh, evitare cancellare i selfie inutili che tanto non ci servono e vo a volte non abbiamo il tempo, non abbiamo neanche anche diciamo, quella piccola, quel piccolo gesto appunto di cura, vedete la regia ci manda questa immagine, cancella, delete, levalo, eliminalo. Tante volte non abbiamo il, uh, il proprio, coraggio. forse il coraggio neanche <ride> di fare questo, no? Eh, eh, in realtà, però, è qualcosa che eh, addirittura a livello mondiale esiste una giornata di sensibilizzazione, Sì, no? sì. sì, sì. Il, il terzo sabato di marzo di ogni, mese, eh, di di ogni, ogni anno, anno eh, è stata indetta questa giornata per la pulizia digitale. Proprio al pari di quelle giornate che vengono eh, diciamo incitate per la, la pulizia dell'ambiente, ecco, ne abbiamo una proprio per la pulizia digitale, proprio per sensibilizzare le persone e le aziende mh, in particolare a um, appunto, uh, fare pulizia, um, togliere di mezzo, togliere per strada nel proprio uh, ambito digitale di vita uh, tutto quello che non è. Um, utile alla propria presenza online, nel, nella rete di cui parlavamo all'inizio. E proprio questo è possibile tramite questi consigli, questi suggerimenti che tu, Maria Stella, uh, poc'anzi ci, ci elencavi, ci dicevi. E questo è molto importante perché ci fa capire come anche eh, in quest'ambito nell'inquinamento digitale anche noi possiamo fare la nostra parte per fortuna quindi vuol dire che le sorti del mondo ancora una volta ribadiamo <ride> oggi sono anche nelle nostre mani noi non siamo inutili rispetto a chi prende le decisioni in campo politico economico a livello mondiale anche noi possiamo fare la nostra parte e, se ci teniamo la fa dobbiamo farla e eh, quindi ecco, possiamo seguire questi piccoli accorgimenti che non, non ci stravolgono la quotidianità e la vita. Esatto, si tratta eh, soltanto di stare, di stare attenti e di prendere consapevolezza, eh, come diceva Anna Paola, che in realtà eh, veramente eh, possiamo tutti, tutti, tutti fare la nostra parte. Anche questo spazio all'interno di questa trasmissione eh, che eh, Fra Italo e Toni ci, ci hanno dato è uno spazio che noi utilizziamo proprio per dire che... Insieme possiamo mm. cambiare qualcosa sì. ed è lo stesso uh, filo rosso che, porta, che, che ha il Papa, no? che ci ripropone il Papa quando continua a dirci, continua ad incitare tutta la cristianità a dire non, non arrendiamoci, l'uomo è capace di degradarsi ma è capace di fare grandi cose facendo le piccole cose di ogni sì. giorno. Quindi se non abbiamo ancora fatto, facciamolo, prendiamo il nostro smartphone, togliamoci le foto che non ci servono, un po' di coraggio e tanto le, le cose belle che abbiamo vissuto rimangono esatto. nel nostro cuore sì. e nella sì. nostra mente, sì. e nelle relazioni che abbiamo costituito al di là dei selfie. <ride> Grazie sì. e ci, ci vediamo la prossima settimana. Buona, Ciao giornata, a tutti, buona, buona, buona giornata, giornata a tutti. La regola della sostenibilità, lunedì 6 maggio 2024. Tante volte è meglio leggere, fra così non si Assolutamente sbaglia. Assolutamente sì. <ride> Siamo giunti alla parte della trasmissione dedicata alle buone pratiche e stamattina dovremmo avere in collegamento con noi il condizionale d'obbligo. Linda Maggiori, scrittrice, ambientalista, blogger, giornalista e mamma per un mondo migliore come anticipavamo in apertura Esatto, e come abbiamo detto mamma per un mondo migliore ci sembra un ottimo modo anche di poter definire Maria Santissima che ricordiamo in questo mese di maggio rimandando sempre l'appuntamento di ogni sera alle 20.45 con il Santo Rosario celebrato da Santa Maria delle Grazie e San Giovanni Rotondo autopubblicità, venite perché stasera ci sarò io ah, e terrò un piccolo pensiero sulle virtù di Maria. E quindi, ci saremo, ci saremo. Ecco, mamma per la sostenibilità ci piace perché è appunto un modo di essere materno che istruisce, ma che comunque, ecco, la maternità è un po' il simbolo della sostenibilità, perché pensiamo a una vita che nel proprio corpo ne fa spazio un'altra un'altra, allora ne gestisce le risorse, accoglie quella vita privandosi un po' della propria e nella maternità c'è una bellissima... Bellissima metafora di quello che è anche il nostro mondo della sostenibilità, in questo potremmo essere tutti un po' più materni. Assolutamente d'accordo con te, e intanto stiamo provando a collegarci con la nostra mamma per un mondo migliore, invito la regia nel provare a fare anche una semplice chiamata telefonica. Sì, magari anche un solo contatto. Sì, anche solo il contatto vocale, eh, semplice contatto telefonico a numero telefonico dove prima ho sentito la nostra uh, Linda Maggiori, una testimonianza che ci farebbe davvero piacere ospitare alla regola della sostenibilità, intanto potete cercarla se la, ecco, questa figura vi, vi incuriosisce, perché essendo blogger è sicuramente eh, una persona che comunica quotidianamente questi messaggi anche attraverso i social. Tanto Tony non so se si è d'accordo, possiamo recuperare una notizia che certo. per motivi di tempo non abbiamo potuto dire ma che apre anche una riflessione, no? perché da quando poi Altro Consumo noi sappiamo esserci questa organizzazione che è un po' al fianco dei consumatori ha iniziato a occuparsi anche di queste cose ci sono state tante segnalazioni che riguardavano le compagnie aeree. In che senso? Alcuni eh, utenti hanno iniziato a notare un po' di stranezze per quanto riguardasse un aumento dei prezzi che poi non corrispondeva poi tanto alle promesse e stiamo parlando del mondo green insomma e poi le autorità europee hanno iniziato ad indagare e sono arrivati alla conclusione che sì esistevano alcuni tipi di problemi di greenwashing. Che cos'è greenwashing? Ora tutte le cose che finiscono con washing ce le riportiamo un po' dal vocabolario nuovo americano e indicano tutte quelle pratiche che utilizzano una facciata, in questo caso la facciata della sostenibilità per nascondere in realtà un interesse. Succede per esempio a volte nelle campagne di beneficenza che si utilizzi il nome o comunque un'attività benefica per giustificare un incremento di prezzo, però poi in realtà sono solo parole, sono solo un piccolo pretesto perché si sa che il cuore si intenerisce, che le persone sono disposte a finanziare qualcosa, e allora poi succede che uno benevolmente crede di partecipare a un'azione positiva, in realtà... Ecco, quello che fa è partecipare a una truffa. Vedo sullo schermo la nostra Linda. Ciao Linda, ben trovata. Ce ben abbiamo trovata fatta. Linda, ci siamo riusciti. Benvenuta. Ci siamo riusciti, esatto, grazie. Se provi a ruotare il telefono e eh, potremmo magari vederti a tutto schermo, vediamo se hai la funzione attivata. Altrimenti altrimenti no, va bene come era prima. Però ci siamo giocati il suono, che è uscito ah. scritto suono disattivato, quindi... Ok, ecco. Ti sentiamo, ti sentiamo, ci accontentiamo così Linda. Linda, non abbiamo moltissimo tempo, ma siamo certi che tu sarai brava nel uh, riassumerci il tuo impegno per un mondo migliore come mamma, scrittrice, ambientalista, blogger e giornalista. Ok, grazie. Sì, allora noi come famiglia, eh, appunto ho quattro figli e eh, viviamo a Faenza, e, e da circa 12 anni non abbiamo l'auto, non abbiamo l'auto privata. Abbiamo fatto questa scelta proprio perché eh, preferiamo muoverci con mezzi pubblici, eh, bici, eh, e ecco, riducendo quindi l'utilizzo dell'auto soltanto in, in caso di condivisione, carpooling e car sharing, e questo proprio per. Ridurre l'inquinamento ambientale e anche dare diciamo, una più, più vivibilità alle nostre città che purtroppo sono molto, molto affollate dalle auto. E abbiamo mh, ristrutturato il nostro appartamento eh, rendendoci indipendenti dal gas e quindi siamo, eh, ecco, utilizziamo soltanto energia rinnovabile dai pannelli fotovoltaici e, mh, e quindi ecco, anche questo è un ulteriore. Mh, Impegno per l'ambiente, cerchiamo di ridurre i rifiuti, eh, compriamo cibo locale a chilometro zero dagli agricoltori appunto che conosciamo. E, e questo diciamo è un tentativo no? anche come famiglia, come, eh, per, come cittadini attivi di migliorare il mondo eh, che vogliamo lasciare poi ai nostri figli. Una testimonianza molto preziosa, la tua Linda, di cui ti ringraziamo, perché ci dimostri concretamente che quello che diciamo, la regola della sostenibilità non sono fantasie può essere facile, però già sento le menti di chi ci sta ascoltando dicendo sì, bravi, però è scomodo. Ecco, è veramente scomodo tutto questo, oppure anche oltre quelli della sostenibilità, alcuni aspetti che in realtà rendono tutto ciò molto positivo. Allora sicuramente bisogna fare mh, dei, dei sacrifici, bisogna eh, cambiare anche il modo di pensare, di abitudine quindi ridurre no, il nostro eh, essere dipendenti dal, da anche dai consumi superflui. D'altra parte è fondamentale che eh, lo Stato ci aiuti, cioè nel senso che eh, la mobilità sostenibile, ad esempio ridurre l'utilizzo dell'auto, è veramente difficile in zone eh, interne dove i mezzi pubblici praticamente non esistono, quindi in tutti i paesini, montani o non solo montani, insomma. Quindi è fondamentale, veramente fondamentale, che vengano ripristinati tutti quei collegamenti che magari una volta c'erano, c'erano più treni e più autobus di, di adesso. Quindi da una parte noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte, ma eh, lo Stato ovviamente deve favorire questi stili di vita sostenibili. È corretto, però è anche vero che al di là di necessità specifiche, soprattutto legate magari al mondo del lavoro, necessità specifiche altre, tante volte, mi ci metto io per primo, utilizziamo l'auto davvero in maniera superflua, spropositata, per percorrere anche pochi, pochi metri, non poche centinaia di metri, quindi effettivamente un impegno in tal senso sarebbe auspicabile per tutti. Esatto, esatto, sì è una questione molto di abitudine, noi viviamo in uno delle, dei, dei paesi più motorizzati al mondo, sembra una cosa strana ma l'Italia è veramente un paese che ha eh, circa 65 auto ogni eh, 100 abitanti, ci sono più auto che bambini, quindi ecco, e questo per dire anche la saturazione dello spazio, I, nost i nostri bambini fanno fatica anche a giocare come era una volta, i bambini giocavano sulla strada, adesso non è più possibile, quindi Dobbiamo veramente ritornare a un, un, a un livello, a una demotorizzazione, a una riduzione di questi eh, oggetti superflui che inquinano e eh, saturano gli spazi della città. Ecco, Fraitolo, quando si dice la virtù sta nel mezzo, magari non gli eccessi, ma almeno una buona via di mezzo. C'è cioè il mio papà esatto. che mi racconta sempre che mio nonno faceva 7 km al giorno ad andare e 7 km al giorno a tornare per andare al lavoro. Noi invece abbiamo paura di fare sette passi. Ma una volta era normalissimo, io sono stato in Albania a visitare una terra di missione, la nostra missione dei cappuccini, era bellissimo vedere la domenica mattina gente che veniva per partecipare alla messa facendo addirittura due ore e mezzo di cammino dal proprio villaggio e si vedeva questo grande fiume festoso che arrivava, però era una giornata di festa, una giornata di famiglia, una giornata soprattutto senza stress. Parlavamo eh, Linda di un'applicazione poche puntate fa che riguardava... Insomma, aveva l'obiettivo di ridurre lo stress da parcheggio una nuova malattia perché la macchina si porta anche questa cosa qui ora magari però io pensavo sempre a chi ci, ci sta ascoltando che una vita come voi l'avete ci può essere da esempio però fa molta paura anzi ci vuole una determinazione molto forte ma io so che tu secondo me puoi farci eh, un po' da modello anche per cose più semplici che si possono fare già da adesso tutti i giorni Linda. Tu che cosa dici alle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento e dici va bene la macchina tenetela, però sono convinto che questo lo potete fare? Sì, allora sicuramente ci sono tanti piccoli step, ehm, ad esempio, oltre ecco, a ridurre no? come dicevamo prima. Per quanto riguarda l'auto, basterebbe ridurre l'utilizzo dell'auto per i, ehm, le, le distanze più brevi. Ma a livello proprio di sostenibilità, possiamo anche semplicemente ridurre eh, i rifiuti che, che produciamo. Quindi eh, quando andiamo a comprare ehm, frutta, verdura, eccetera, magari ci portiamo la sporta, quando. Eh, preferiamo i mercatini locali dove poter, comprare ehm, a ehm, dove poter comprare da agricoltori a chilometro zero ecco tutte queste piccole azioni sono fondamentali per mh, ridurre il nostro impatto sull'ambiente grazie e... grazie prego prego Linda perfetto ecco queste cose ecco non soltanto eh, diciamo riducono l'impatto sull'ambiente, ma fanno bene anche alla nostra salute. Quindi possiamo dire anche è un impegno eh, bello e comunque anche non è soltanto altruistico, ma anche egoistico, eh, per sì, così dire, perché lo, comunque eh, er aiuta moltissimo ecco, la nostra salute. Era esattamente il pensiero che non espresso, lo esprimo adesso che facevo quando parlavamo di camminare. è risaputo ormai che camminare non solo appunto fa bene al nostro organismo, alla nostra salute, ma ogni Ognuno di noi dovrebbe camminare almeno mezz'ora al giorno, se non ricordo bene, o forse anche qualcosa in più. Per cui vogliamoci bene, possiamo, potremmo concludere anche così. <ride> grazie Linda per la, tua, per la tua disponibilità, speriamo grazie. di ritrovarti in futuro. Se hai notizie, news, aggiornamenti, non esitare a contattarci. Assolutamente, grazie a tutti. Ciao e noi anche dobbiamo lasciarci perché è finito il nostro tempo l'appuntamento è la settimana prossima lunedì con la regola della sostenibilità e noi vi lasciamo alla celebrazione eucaristica da San Giovanni Rotondo sempre in diretta presieduta da fra Nicola Monopoli buon proseguimento di giornata